telefonicamente per essere venuto, grazie per essere venuto, Peppe Iannicelli di Canale 21. Prego, quel signore in fondo. Se c'è un microfono, se no... Anzi, facciamo, usa la voce, ecco. facciamo insieme. Facciamo, ok, allora ci siamo. Domanda 1, puoi fare la domanda sia a Elif che sì. A mister Gattuso. Se mi posso permettere, prima della domanda vorrei che il Napoli esprimesse un pensiero per Diego Armando Maradona, mister, e poi facciamo le due domande, certo. Se permette. Sì, no, ne ho fatto dopo giovedì scorso, ho fatto il video per gli auguri di Natale, per gli auguri dei 60 anni. Che dire? Lo aspettiamo a braccia aperte, ma non solo a Napoli, secondo me, penso che lo aspettano tutti gli italiani, tutti gli appassionati di calcio, ma noi lo aspettiamo a Castel Volturno, abbracciarlo e riuscire a parlare con lui. E gli auguriamo il meglio, sicuramente lui è forte, perché ne ha passate tante in questi anni e speriamo che passerà anche questa. Un grandissimo in bocca al lupo a lui e l'aspettiamo a braccia aperte dove lui ha scritto la storia, che è a Napoli. Traduzione. Novin Arpita da Nosfer, trener Gattuso, sa Diego Armando Maradona, trener reko da kao prvo mu želi sve najbolje za svojih 60 godina. Naravno svako ko, ne samo ko voli nogomet, nego svako ko i sa ljudske strane isto mu želi sve najbolje. Do sad ih je puno prošao i svakako će prebroditi ovu situaciju. Mister, invece ci presenti un po' la gara, mi permette una domanda un po' più omnicomprensiva, perché naturalmente sono solo in questa conferenza stampa. Se posso dire la mia, forse è una gara verità, mister, cioè dobbiamo capire questo Napoli qual è, quello brillante contro l'Atalanta, cinico contro la Real, oppure quello che ahimè è incappato in due passi falsi contro AZ e poi anche contro il Sassuolo. Però Pepe, la verità che voi giustamente fate il lavoro dei giornalisti, non abbiamo incappato in nessuno, che dobbiamo capire che a Napoli siamo. Sicuramente la partita di domani è una squadra che gioca con una linea di 5, 5-3-2, è una squadra, 3 anni fa sono venuto qua, era una squadra totalmente diversa, ci ho perso, ma era una squadra tecnica, una squadra che giocava un calcio diverso. Quest'anno è una squadra che sa difendere bene, una squadra che difende bene, una squadra che domani ci troveremo pochissimo spazio per quello che abbiamo visto. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio. Io non sono d'accordo per quello che state dicendo ultimamente, perché la partita con la Zeta Camara abbiamo comandato la partita in tutti i 90 minuti, l'abbiamo persa, sicuramente non eravamo velocissimi negli ultimi 20-30 metri. La partita con Sassuolo, non so che tipo di partita mezza Italia ha visto, perché abbiamo avuto 7 palle gol e non concedere nulla a Sassuolo, credimi che non è facile. Abbiamo fatto abbassare il Sassuolo su 33 metri, di solito gioca su 60-67 metri. Noi non dobbiamo dimostrare nulla, noi dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio, sicuramente con qualche soluzione diversa, mettere tutti i giocatori nelle condizioni giuste, ma noi siamo sulla strada giusta, secondo me. E per questo domani pensiamo alla partita di domani, perché sarà una partita difficile, troveremo poco spazio e già l'ho detto, però ripeto, in questo momento sono contento per quello che stanno facendo i miei giocatori e per il calcio che stiamo facendo. Anche con scelte diverse di formazione rispetto al Sassuolo? Vediamo, penso che saremo sulla stessa direzione di quello che avete visto in Spagna. Prego. U prvom pitanju novinar je pitao trenera da li ovi, kako i sam kaže, misli da je ekipa na dobrom putu, i drugo pitanje je bilo što se tiče formacije, da li će se promijeniti u odnosu na utakmice protiv Sassuola. Trener je rekao da još razmišlja o tome. Ultima di Iannicelli per Elmas. Elmas risponderà in croato. Bene, Elmas, vorrei che la regola che chi è in conferenza stampa gioca ormai è saltata, però il fatto che lei sia qui ci lascia immaginare che possa avere buone chance dal primo minuto. Si sente pronto e ci racconta un po' anche la sua condizione, oltre che fisica, morale, dopo il momento certamente non facile che ha vissuto. Eh,
je normalno da, da ja sam spreman 100%. Normalno da ja sam spreman 100%. Prošli smo tri nedelji teški kući, posle COVID i tako, ali sad sam spreman i tako da će da probam da pomognem na ekipu sutra. Vidjet ćemo kako će da odluči mister za to i vidjet ćemo. Ego? Znači, novinar je pitao igrača da li je spreman fizički i psihički pokazati svoje kvalitete, a čuli ste odgovor. La risposta del giocatore è che si sente pronto per mostrare tutte le proprie qualità e dipende dal mister domani che farà le sue scelte, comunque si sente pronto. Prostite. Ok, questo no, signore... Fagli rispondere anche le emozioni del Covid, come si è sentito. Sì, vai... Che poi quei consigli a chi ce l'ha. Kad smo bili kući, normalno, prošlo je malo teško to prvi 10 dana, bio sam previše izmoren sve to, ali sad sam ok, vidjet ćemo kako će biti sutra, normalno da se vraćam posle 3 nedelje i to vidjet ćemo. Allora il giocatore ha detto riguardo alla situazione col Covid che ha passato alcuni giorni di inattività, una decina di giorni in attività. E c'è stato ovviamente, gli è servito un po' per recuperare, comunque adesso si vedrà come andrà in campo. Una domanda per il mister: come va la scelta di andare subito in materia anziché provare prima il campo? Perché ci vogliono. Esattamente, insomma, la squadra avanti dipendono a provare, no? Alla vigilia del campo. Una curiosità. Perché se ricordate anche col Milan non sono venuto qua, è una mia scelta, piace preparare le partite nel centro sportivo dove ci alleniamo e penso è una scelta, è una cosa che da quando faccio allenatore l'ho sempre fatta, mi piace così, ma non c'è nessuna scelta per il Covid, non Covid, ho sempre... Sia a Barcellona, in tutte le partite europee, da quando alleno, non ho mai fatto una rifinitura in nessun campo. Pitanje je bilo od novinara kako to da je trener odlučio sa ekipom odmah otići u hotel bez da se isproba teren na kojem će se sutra igrati. Odgovor trenera je bio da, ako se sjeća, tako je bilo i prije 3 godine sa Milanom kad je došao tu. A to je uglavnom neka njegova navika i tako uvijek radi. Da uvijek voli pripremati utakmice na domaćem terenu kod kuće i onda ovako doći dan prije i odmah prvo što napravi da igraju na terenu, a ne da treniraju večer prije. Dobro večer. Evo za trenera, kakva su mu sjećanja na Rujevicu i mislili da Rijeka može iznenaditi sutra kao što je to bilo prije 3 godine? La domanda riferita all'allenatore è che ricordi ha di questo stadio e secondo lei teme o pensa che Rijeka potrebbe creare problemi alla sua squadra domani? No, non ho bellissimi ricordi sicuramente. Ricordo che è stata la mia prima partita da quando ho preso la squadra del Milan in mano. Ricordo dei tifosi, che c'era una grandissima atmosfera allo stadio, vedendo anche la partita contro il Real Sociedad, ho visto, sempre che sono passati 2 anni, ma erano 20 giorni fa nemmeno, c'era un grandissimo entusiasmo anche con la squadra spagnola. Cosa temo? È normale che noi temiamo tutte le squadre, perché penso che in questo momento giocare sia, specialmente in Europa, è difficile, partite facili non esistono più, perché si vedono tanti risultati strani, specialmente dopo, da quando stiamo convivendo col Covid, e noi dobbiamo portare rispetto. Abbiamo preparato la partita, sappiamo che tipo di partita ci aspetta, sarà una partita sicuramente che troveremo pochissimo spazio. Abbiamo rivisto la partita con Real Sociedad, devo dire che Rijeka ha fatto una grandissima partita, ha avuto le sue occasioni, il secondo tempo è venuta fuori la qualità da Real Sociedad, ma noi da parte nostra c'è la consapevolezza che domani non sarà una partita facile, ma lo sappiamo, c'è bisogno
del vero Napoli di poter portare tre punti a casa. Znači, odgovor trenera je da nema dobra sjećanja od ovog stadiona, da se sjeća navijača Rijeke i dobre atmosfere koje su oni napravili, kako je to vršilo pritisak na igrače tadašnje njegove, iako je prošlo nekoliko godina. Gledavši utakmicu sa Real Sociedadom i dalje vidi veliki entuzijazam ovdje. I svakako, kao i sve ostale ekipe u Europi, svih treba respektirati. Nikoga se ne bojate, ali svih respektirati. Dobro zna kako ga utakmica čeka. Protiv Real Sociedada bila je dobra utakmica od strane Rijeke, iako je na kraju malo prevagnula kvaliteta Španjolaca, ali da će Napoli dati sve i pokušati napraviti rezultate. Buongiorno, mister. Volevo chiederla, ha portato tutti i pezzi grossi della sua squadra qui, come sta Insigne? Gioca domani, gioca con la squadra più forte? Se domani vediamo, Insigne non è da 10-12 giorni, ha avuto un infortunio, si è ripreso, ha riavuto un piccolo problemino giovedì scorso contro la Sociedad, vediamo domani, sicuramente valutiamo domani mattina se giocherà dal primo minuto o giocherà una spezzone di partita, ma tutti i giocatori sono qua e domani decidiamo chi far scendere in campo o no. Grazie. E per il giocatore, hrvatski o italianski, kako ćeš? Može hrvatski. Može hrvatski. Znam da si igrao s Ristovskim u Rabotničkom, ako se ne varam, u školi nogometa. Da li ste se čuli prije utakmice, ti je rekao nešto u Rijeci? Pa jeste, čuli smo, ali ništa mi nije rekao posebno. Znamo i obe dvoje da sutra se igra jedna bitna utakmica, tako da dosta poznajem i hrvatski fudbal, isto tako i njega. Znam da je dosta kvalitetan igrač, isto tako on igra sa mnom u reprezentaciju, tako da čeka ne sutra dosta teška utakmicu, pa vidjet ćemo, moramo biti na najvisoko nivo da uspijemo da uzmemo ove tri bode. Je žao što zbog njegove ozljede neće biti s druge strane? Pa mi je rekao da je ozljeđen, ali ne znam jer neće biti druge strane, vidjet ćemo. Normalno da mi je žao, ali nadam se da će proći brže i se vratiti sa reprezentacijom, zašto ne čeka isto tako dosta bitnu utakmicu. Hvala. Vai, prima Gattuso, traduci, poi... Novinar je pitao, pitao je trenera Gattuso, pošto je donio sve najbolje igrače sa sobom u Rijeku, ko će od njih igrati, da li zna i da li će Lorenzo Insigne biti u prvih 11. Trener je odgovorio da on dolazi od neke malo manje ozljede, da su bili neki problemi, jedno skoro dva tjedna da je patio jednu ozljedu, ali se sada vratio, ali da nije siguran da će to još mora odlučiti. Adesso in italiano, il giornalista ha chiesto al giocatore Elmas riguardo al suo ex compagno di squadra Milan Ristovski, giocatore del Rijeka, che ha giocato con lui nel Rabotnički, se hanno contattato. Il giocatore ha risposto di sì, si sono sentiti e conosce bene, non si sono detti niente di speciale riguardo alla gara, comunque conosce bene il calcio croato, sa chi è Rijeka e che insidie può portare, che si tratta di un giocatore di qualità, lo conosce dalla nazionale e gli augura un buon rientro dopo l'infortunio, di rientrare al più presto. Ultima domanda. Sì, mister, non so se ha abitudine di dire formazione un giorno prima, sì o no? No. Indisponibili, se mi puoi dire, lista degli disponibili. Non ci abbiamo nessuno, solo Osimhen che ha preso doppia munizione, non abbiamo nessun disponibile, sono tutti giocatori, chi è rosa, chi fa parte della lista UEFA, ci sono tutti, tranne Osimhen che ha preso doppio giallo. Grazie. Primo intervju Darije Šimiće, njegovim bivšim suigračem, i rekao je da je on bio omiljen lik u svlačionici. Ispričao je kako je jednom za okladu pojao veliku busjenicu pred svima i da li je za tu okladu platio 10.000 eura. Dice che un suo collega ha parlato con Dario Šimić, un suo ex compagno di squadra al Milan, e chiede se è vero che una volta per scommessa ha dovuto mangiare un insetto. Una lumaca. Ma è facile questo l'ha scritto Pirlo sul libro che ha venduto centinaia e centinaia di milioni di copie, ma quello penso che
Era prima della semifinale di ritorno Milan-Manchester United, era la partita perfetta per tanti addetti ai lavori. Pioveva, la squadra era tesa, e c'era sta bella lumaca per terra e tutti dicevano che non c'avevo il coraggio di mangiarla, ma per fare gruppo, per riuscire a vincere le partite, si possono, per come vedo io il calcio, per come l'ho vissuto io, si possono fare, questa è una sciocchezza, si possono fare tante altre cose, ma questo dimostra il gruppo che eravamo, dimostra che ambiente e che mentalità avevamo, ma penso che in 20 anni di carriera ho fatto di peggio prima invece di mangiare una lumaca. Kaže da se to sve može vidjeti na knjizi koju je prodao Andrea Pirlo u svojoj knjizi, znači to je objašnjeno, to je bilo uoči polufinalne utakmice Milan-Manchester, koja je i dan danas smatrana jedna od perfektnih utakmica te ekipe tadašnje, padala je kiša, nekomu je rekao da neće uspjeti pojesti, u pužu se radilo, da neće pojesti tog puža koji je bio na podu, a on je htio dokazati suprotno, malo za napraviti atmosferu u ekipi i da je to napravio, da, i napravio je luđe stvari ovih 20 godina, tako kaže. I to samo pokazuje o kakvim se osobama radilo, otvorenim, kakva je grupa, bio taj Milan i da, odgovor je da. Grazie.